Velocemente, che cosa, come possiamo vedere i compiti delle varie fasce di scolarizzazione? La scuola primaria deve avere questo obiettivo, insegnare a leggere e scrivere, perché si arriva, se si arriva già con la competenza orale, cioè una buona pronuncia dell'italiano e una certa conoscenza del lessico italiano come materiale, diciamo, della lingua, si tratta solo di insegnare a leggere e scrivere. Ma un momento, bisogna anche educare tutti gli aspetti prosodici del linguaggio, che non riguardano solo la poesia, come i vecchi libri mettevano la poesia, la prosodia insieme con la metrica. La prosodia fa parte della pronuncia orale normale, quindi l'insegnante elementare deve curare questi fenomeni di prosodia nel parlato, eccetera. E naturalmente l'aggiustamento della pronuncia per coloro che, ereditando dal dialetto o da altre lingue alcune deformazioni del sistema fonologico italiano, devono imparare, abituarsi alla pronuncia adatta per poter scrivere correttamente. Tutti lavori nobilissimi invece vengono ritenuti vili, banali, e questo è l'errore, e lunghi e impegnativi. Nella scuola primaria non c'è molto spazio per la riflessione sulla lingua, sulla sintassi, sul lessico certamente, prendo velocemente le mosse dai livelli base. Sul lessico si può riflettere benissimo a 6, 7, 8 anni, dimostrando che i derivati, composti, alterati, sono facili, bottiglia, bottiglietta, bottiglina, bottiglione, eccetera, sono esempi che permettono di riflettere sulle famiglie di parole, così i derivati, apri bottiglia, bottiglieria, eccetera. Questo fa benissimo. La sintassi fino a 10 anni è incomprensibile per un alunno. Spiegare cos'è un verbo, cos'è un nome, quindi morfologia, è solo un timido primo passo avanti. Perché definire cos'è un verbo, cos'è un nome, un aggettivo, non è facile. Non posso che enunciarlo, naturalmente avrete dubbi in proposito, ma in altre occasioni, come ho fatto anche con molti di voi, si può dimostrare. Non serve. Serve appena appena dare un'idea di come è costruita la frase. È la scuola media dove... Devo però adesso accennare anche i collegamenti con la matematica, per quello che posso vedere io, e lo farò subito, è la scuola media, lo snodo forte dello sviluppo delle capacità di lettura e scrittura. Con la sola licenza elementare, sono i vecchi termini, diciamo così, si acquistava un'alfabetizzazione talmente bassa da non permettere di leggere né un articolo di giornale, né un manifesto, né un modulo, cioè operazioni che il cittadino di oggi ha un minimo di partecipazione alla vita sociale, si parla tanto di cittadinanza, con quello che ci dà la scuola primaria. Non sa leggere un articolo di giornale, non riesce a leggere, fa troppa fatica, non lo legge, un articolo di giornale, non capisce un modulo, non capisce un manifesto del sindaco su quello che si può fare e non si può fare. Ci vuole un livello ulteriore e infatti 50 anni fa fu elevato l'obbligo scolastico almeno ai 3 anni di scuola media, perché in quegli 3 anni è possibile approfondire proprio la conoscenza della struttura, cominciare a cogliere come oggetto di riflessione la struttura della lingua. Fino a 10 anni l'alunno la pratica, la utilizza questa struttura, l'ha acquisita e ha imparato a leggere ricalcando con l'occhio i processi che aveva acquistato con l'orecchio. È un ricalcare, non la spiegazione
che quello è un verbo, quello è un nome, nome permette di capire un rigo di una favola. No, se ci ritrova le parole che sente pronunciate e se ha imparato a decodificare i segni, naturalmente prima singoli segni, poi gruppi, parole, righe, eccetera, quello gli dà il livello basilare di capacità di lettura e anche di scrittura. Poter guidare consapevolmente la lettura e la scrittura richiede lo studio preciso, deciso, esplicito della grammatica. È necessario perché l'occhio ha la possibilità di ricostruire strutture della lingua, cosa di cui l'orecchio non ha bisogno. Visto che è l'occhio che deve guidare alla comprensione dei testi e anche del testo che viene scritto dall'alunno stesso, per guidare l'occhio occorre una conoscenza del meccanismo della struttura che lui sta per comprenderla più a fondo e per produrla deve studiare grammatica. Non entro affatto nelle dispute, ma serve o non serve la grammatica, quante volte abbiamo, lo sto affermando perché ne sono diventato sempre più consapevole, altrimenti non avrei scritto i manuali di grammatica per la scuola, ve lo dico, ve lo confesso, perché se non si riintroduce con criteri scientifici, perché c'è modo, non li avrei minimamente scritti. Dunque, scuola media è uno snodo fondamentale. Nella scuola media deve dominare la sintaxis, perché mi permetto di dirlo in greco, per capire cosa vuol dire a fondo questo, mettere insieme gli elementi di una struttura in modo consapevole. La sintassi c'è già nel cervello, tutta quella basilare c'è a 4 anni, ma non la conosco, e per poter leggere testi con l'occhio e scriverli devo invece saper collocare i pezzi ordinatamente, metterli insieme. Questo termine permette di aprire una finestra verso la matematica. Alla base di questa, tra di voi ci sono professori di metà, siete professori di matematica, sapete cose che io non so e quindi mi avvicino con molta sfacciataggine a questo. È basata sulla considerazione delle quantità, del ritmo, della successione. È una sintassi di elementi discreti. I numeri sono elementi discreti, indicano cioè delle quantità, almeno alla base questo, riconoscibili, isolabili. 1 più 1 fa 2, significa che 1 è un'entità discreta. I professori di italiano, specialmente se hanno studiato un po' di latino, conoscono un po' di latino, dovrebbero conoscere e usare questo termine per il suo significato tecnico. La discretezza significa rispetto degli altri, ma è un significato successivo. Discreto vuol dire separato, da discerno. Discrevi, discretum, discernere. Separare elementi singoli. La lingua è formata di elementi discreti, i fonemi, così come i numeri sono indici, indicazioni, parole che indicano entità discrete, poi sopra ci si costruiscono ragionamenti infiniti, eccetera, ma alla base c'è la nozione, la combinazione di elementi discreti. Lancio questa riflessione, mentre l'insegnamento della matematica parte subito con metodi cognitivi, attività cognitive di vario genere legate al ritmo, alla danza, alla musica, al movimento del corpo per arrivare al numero.
Nell'insegnamento, nell'educazione all'uso del linguaggio, questo non avviene per fortuna, perché avviene automaticamente nel cervello. Fino a 10 anni noi pronunciamo parole, leggiamo parole, leggiamo testi, scriviamo testi, senza avere una precisa cognizione che stiamo collegando elementi discreti, che sono alla base i fonemi. Poi diventano morfemi, lessemi, sintattemi, eccetera, eccetera. Sono elementi discreti. Ma mentre per l'italiano, per i primi 10 anni, proprio perché ha provveduto la natura, la nostra struttura neuronale, a fare il gioco dei fonemi, a distinguerli e combinarli, quando arriviamo alla lettura avanzata, non dei 10 anni, ma dopo, rendersi conto che la lingua è una struttura, una combinazione di elementi discreti è una nozione fondamentale, altrimenti la sintassi non si capisce. Bisogna separare, ed è un'operazione molto complessa, le parole per le loro diverse funzioni, verbi, nomi, aggettivi, preposizioni, eccetera, sono tutti elementi discreti che entrano nella sintassi. Taxis. E quindi la scuola, il livello della scuola media permette nell'insegnamento dell'italiano di fare quel passo che l'insegnante di matematica ha già compiuto, perché si tratta di una realtà nuova con i metodi che la matematica ha per far riconoscere le quantità discrete, poi le frazioni, le somme, tutto quello che ne viene fuori. Ma alla base, l'anello che unisce lo sviluppo della lingua prima e la capacità di calcolo, che è un ragionamento fatto con dei simboli particolari, parole, concetti, i numeri, insomma, è questa combinazione di elementi discreti. Torniamo all'italiano come lingua prima, quindi prescindiamo dalla importantissima manifestazione letteraria della lingua prima, che è spontanea anche quella, le canzoncine, i detti, i proverbi, le filastrocche, tutto questo è già un aspetto letterario dell'uso della lingua, che gratifica la coscienza linguistica, piace, va usato, vanno insegnato a imparare a memoria testi prevalentemente poetici, perché hanno il ritmo che ci aiuta. Quindi c'è tutta questa operazione che riguarda i valori letterari, espressivi, estetici, nel senso banale della parola, perché estetica significa percezione mediante i sensi, non significa bellezza della statua o del quadro, percezione mediante i sensi. Dunque, la letteratura ha una funzione molto importante, ma quando noi dobbiamo acquistare capacità di comprendere testi diversi, non possiamo limitarci al testo letterario. Purtroppo da molto tempo si insiste con i docenti di usare qualsiasi tipo di testo subito: una legge, un regolamento, la descrizione di un ponte, la definizione di un cristallo, di una foglia, l'articolo di giornale, la divulgazione di un fatto economico, scientifico, e insieme con narrazioni, novelle, romanzi, poesie. Eppure la scuola rifiuta i testi pratici. Rifiutando i testi pratici non sviluppa la capacità di leggere anche e propriamente i testi letterari, perché la differenza di uso della lingua, la lingua è una. Le parole sono qui dentro ed è un repertorio disponibile per tutti, tutte le funzioni, tutti gli effetti che deve produrre. Tutto questo, la linguistica italiana, è la disciplina specifica che ci porta a considerarlo. Dicevo poco fa che alcuni dicono sì, ma con il latino noi ci arrivavamo lo stesso.
È un equivoco, certamente una via indiretta, ma perché? Non per virtù della lingua latina, perché lo studio del latino come lingua ferma, io uso ferma, non morta, quindi vedete quanto rispetto ho per questa lingua, non poteva avvenire che per via grammaticale, è ovvio. Poi la lettura dei testi dava spessore, significato, valore, gusto a questa lingua. Però, per forza di cose, una lingua che non si parla, e non è il caso di cercare di parlarla se non per scherzo, per divertimento, si studiava per via di grammatica. Ed era il vero terreno nel quale si faceva grammatica in modo un po' più tecnico che non in italiano, nella lingua prima. In questo modo, per via indiretta, il far grammatica latina abituava l'occhio alla sintaxis e quindi migliorava anche la consapevolezza dell'uso scritto in lettura e scrittura. Ma è una via indiretta, costosa. Importante aggiungere la conoscenza del latino per tanti altri motivi, ma non è quella la soluzione, insisto nel dirlo. È invece il contrario, arrivare a proporre la conoscenza del meccanismo della lingua che tu possiedi, della lingua prima, ti aiuterà a studiare anche specialmente le lingue classiche in quanto lingue ferme. Aiuta anche a studiare le lingue vive, perché a un certo punto la conosce per un livello abbastanza alto dell'uso delle altre lingue, la conoscenza della struttura delle lingue conta. Quindi la base per tutta la competenza linguistica del livello oggi richiesto. Poi svilupperò quest'altra riflessione, perché si sono alzati i livelli di competenza linguistica, altro fattore che porta alle difficoltà di oggi, è lo studio delle strutture della lingua, che si avvia a malapena nella scuola primaria, quando invece, lo ripeto, si tratta di ricalcare la competenza orale già esistente, ricalcare attraverso la visione dei segni scritti e non più soltanto attraverso la percezione dei segnali sonori. Ma quando arriviamo ai 10-11 anni, ultimo anno di scuola primaria e soprattutto scuola secondaria di primo grado, l'oggetto è la lingua, nelle due facce, come struttura nel cervello, quindi frasi di grammatica che rispecchiano gli atti cognitivi del cervello, e modalità di uso di questa struttura secondo le diverse funzioni comunicative, testi. Dal testo normativo, il codice civile, codice, non è una preparazione agli studi di diritto, è la cognizione di come il sistema basilare della lingua venga usato quando dobbiamo comunicare delle informazioni, che poi sono norme di vita, in maniera assolutamente inequivoca, univoca. Questa è una funzione generale della lingua, che si manifesta tipicamente nelle leggi scritte. Non è una preparazione a fare l'avvocato e il magistrato, ma farti vedere come questo sistema che hai in testa serve quando devi comunicare messaggi che non devono lasciare spazio nei limiti del possibile a interpretazioni personali, e quando via via invece il lettore, il ricevente, deve aggiungere dei coefficienti di integrazione propria per far proprio quel contenuto, fino al testo poetico nel quale l'integrazione del ricevente è massima. Di questo parleremo forse non alla fine di oggi, ma domani specificamente, perché preannuncio subito questo. Nel triennio il lavoro da fare, come ha detto la collega Alfieri, è sui testi che riassumono tutta questa problematica. E lavorando sui testi
consapevolmente, cioè sapendo cosa c'è dietro, o meglio, nel nostro cervello, al momento della interpretazione di un testo, che cosa avviene qui dentro, forse nei 3 anni di scuola superiore si può rispondere all'obiettivo che l'università oggi vi affida più esplicitamente. Quindi avere un'idea di che cos'è il sistema della lingua e come poi questo sistema venga trattato in modi diversi per produrre i testi. Questo è il percorso da distribuire nelle fasce scolari. Non ho parlato della scuola dell'infanzia, dove però ci sono delle premesse di altro genere che i biologi, i neurologi sanno quali sono: capacità combinatorie, riconoscimento, equilibrio, movimenti, il cosiddetto sapere motorio che si assesta nella scuola dell'infanzia e prosegue, e sul quale poi si appoggia il sapere linguistico. Via via questo percorso avanza e porta alla scuola superiore, che si divide in 2 fasi, biennio e triennio, per parlare del linguaggio scolastico. Il biennio non è un'anticamera, dico per quanto riguarda l'italiano, non so per le altre discipline, un'anticamera della storia letteraria. Il biennio è la fase di maturazione delle abilità di lettura e scrittura, lettura, comprensione si intende, comprensione di un testo scritto, produzione di un testo scritto, a un livello sufficiente per entrare nel triennio. Anche qui accade, va segnalato l'errore che si compie nel biennio di anticipare, mi riferisco al solito all'italiano, il percorso della storia letteraria. Perché avviene questo? Avviene per 2 motivi. Perché, e qui c'è un dato tecnico, diciamo storico meglio, di cui dobbiamo prendere cognizione insieme, e lo vediamo subito dopo. Ma perché c'è la tendenza, è purtroppo deviante, deformante, del docente della scuola del biennio, che si sente gratificato se fa la scuola poetica siciliana, Dante, la vita nuova, un po' di commedia, Manzoni a tutti i costi, eccetera. Questo è un errore. L'alunno non è ancora preparato a leggere testi complessi. Si può dare sempre campioni di testi di questo genere, anche ad alunni anche a bambini di 6 anni si può far recitare 4 terzine di Dante, gli piacciono, ma quello non significa aver studiato Dante, è una canzoncina come tante altre. Così anche far leggere I Promessi Sposi più o meno interamente o anche solo per campioni nella scuola media può servire soltanto a presentargli il raccontino del parroco vigliacco pauroso, ma non è Manzoni. E invece si pensa che in quel modo il professore di biennio si senta nobilitato perché ha fatto Manzoni, e questo induce poi il professore di triennio a non tornarci più sopra.